Ragazzi, sono TheFeleFourteen, benvenuti nella quinta parte del Wolfrug di Dead Space 3. Allora, abbiamo appena ricominciato da questo punto maledetto dove mi sono cagato addosso nell'episodio precedente. Allora, adesso andiamo avanti. Quale porta sarà quella giusta? Quella. Però qua ci starà qualcosa, no? Sì, infatti, abbiamo fatto bene entrare. Ci sono sempre munizioni buone. Fucile. Fucile ottimo. Ottimo fucile. Circuito di potenziamento. Ok. Questa musica angosciante non va per niente bene. Allora, apriti. E andiamo. Aspetta, qual era la porta? Ah, ok, questa qui. E apriamo anche quest'altra porta. Allora, andiamo. Che c'è, ragazzi? Non fate brutti scherzi. Dai, è buio fuori. Sono quasi le 10. Oh, meno male, ci sono i nostri amici. Eccoti. Isaac, eccoti. Gli altri? A cercare una via d'uscita. Santo, digli che abbiamo trovato. Subito. Abbiamo Andiamo trovato un proprio. vascello di manutenzione, una lancia. Non ha autonomia né velocità, ma può raggiungere le navi più lontane. Ecco, adesso invio le coordinate. Ora andiamo Coordinate. alla navetta, così potremo tornare a casa. Robert, noi non torneremo a casa. Vieni qui, gnocca, zitta. Vieni, prima raggiungiamo la navetta, poi vediamo cosa fare. Io Vieni. adesso vado a dare un'occhiata a questa lancia. Ti sparo sulle sise, te le faccio scoppiare. Allora, usa con il navigatore per trovare terminali alt. Navigatore avanzato. Vediamo. Postazione tuta, terminale. E traguardo. Allora, vediamo un attimo il terminale che si può fare. Attiviamolo. Attiviamo il terminale. Migliora le armi con i circuiti di potenziamento. Beh, questo che mi piace in bordello. Aggiungi cadenza fuoco. Vai. E poi aggiungi caricatore. Che finisce subito, se no. Ok, così ci va bene. La nostra arma. E adesso possiamo anche proseguire per la nostra via. In singoli. Soli soletti. Senza nessuno che ci fa compagnia. Postazione tuta. Attivare. Cosa che è? Oh, lo è. Tuta testimone. Tuta first contact. Cambio tuta. Pensa ricca. Aspetta, io forse quell'altra tuta è meglio. Una peculiare tuta realizzata da scafo per incontri dorate che forniscono protezione extra in caso di lunga esposizione al vuoto cosmico. Tuta Eva, tuta spaziale pregiata da esposizione prolungata a radiazione. O se no, dai membri assegnato per azione. Io me lascerei Eva così quasi. Però guarda quanto sono figo queste. Ma davvero cambiare tuta? Non lo so, ragazzi. Per adesso non la cambio. Al massimo scrivetemi nei commenti se volete che cambio tuta. Basta che me lo diete. E io la cambio. Per adesso rimaniamo con la nostra bellissima Isaac, qui Norton. tutina da ginnastica. Perché mi contatti su un canale privato? Perché devo sapere da che parte stai. Dai, buoni. Ci sono più parti ora. So che voi stavate distruggendo, ma ora lei è mia. Amo troppo per lasciarle fare questa cosa. Se ha ragione, Sì, questo è il la pianeta Ana del trisca. Marchio, forse possiamo porre fine a tutto Senti, questo. ascolta, sappiamo entrambi come finirà. Se avessero trovato un modo per fermare i marchi 200 anni fa, non credi che saremmo tutti al sicuro? Non ha senso! Dai, zitto, che vuoi da me? Ho capito, credi che tu e lei. Beh, scordami. Io Ok, ci per vado, rifornirsi ok? l'aria. Noi dobbiamo andare al terminale. Oddio. Quella voce era. Oddio, questa voce è Lo d'alien. sentite?
Il mio rig rileva una specie di messaggio in loop. Sembra sia codificato. Proviene dalla nave di ricerca CMS Greeley. Potrebbe essere importante. Vedrò di capirci qualcosa. Isaac, chiudo. Figo. Aspetta. Eccoci qua. Alt. Ossigeno. Usa. Dammene un po'. Grazie. Grazie amore. Allora, qua ci sta l'entrata. Vai. Ma che figata è? Ok. Sistema di rapporto. Seleziona. Sei già in questa sede. Terra nuova. Continua. Wow, fighissimo. Benvenuti nella nostra nave. Vi auguriamo un bel voto. Un volo. Se volete le noccioline, schiacciate il tasto 1 o lasciate un mi piace. E vi porto le noccioline a casa. Fighissimo. Oh, mi stanno a venire i brividi. Orr. Siamo arrivati. Eccoci qua. Speriamo che il volo sia stato di vostro gradimento. E mi raccomando, scegliete sempre la nostra compagnia. Sono dentro la Terra Nova. Da che parte è la navetta? Santos, cosa dicono i registri di manutenzione? Solo che la navetta era stata ritirata. Volevano smantellarla. Andiamo qua. Grande, quindi nessuno sa niente. Apriamo ste porte. Dovrò esserci dei registri di spedizione più dettagliati. Se non ci fossimo noi ad aprire le porte, chi le aprirebbe? Ok, è tornata l'aria. Oh, che ci stanno a fare docce? Smantellamento. Ok. E adesso si va avanti. Postazione totale. Capitolo 5. Ritardi previsti. Attracco equipaggio Terra Nova. Ok, traduttore. E dove dovrò andare? Forse dentro l'ascensore. Però quasi quasi. Vabbè, la tuta ve l'ho detto. Se volete scrivetelo nei messaggi. Che piano? Che ne so? Navar 2. R2. Speriamo bene. Mazza quanto sono lenti sti ascensori, oh. Un po' più veloci ne potrebbero fare. Ma posso usare come una torcia sta. Ok, sì, abbiamo preso il piano giusto. Oh cazzo. Ah, era la porta che si chiudeva. Cavolo, mi sono cagato addosso. Non è normale. Attenzione, riserve energetiche in standby. Oddio, questa sembra la parte del prologo. Ah, aspettate, prima di andare là c'è qua un messaggio. Registratore operativo, tutti pronti per la decelerazione. L'ho fatto. Ok, Edward, al tuo segnale. Ricevuto, Val. Qua. Vai, prendi tutto. Propulsori di frenata attivati. Wow. Piano. La Lofot è a destinazione. Grazie a tutti per aver volato sulla Terra Nova e benvenuti nel buco del culo del mondo. La circuito di potenziamento, perfetto. Oh, accendete le luci. Qua. Vado lentamente per trovare i punti deboli blu, quindi premi R. Porca zozza. Ok. Vai, vai. Cazzo.
Ci devo riprovare. Aspetta, aspetta. Farò l'elettricista da grande. Vai, piano piano. Eccolo qui. Vai. Vai. Perfetto. Era quasi finito il tempo, godo. Poppa. La poppa. Che ci porti a una rotta commerciale. Se riusciamo a ripararla. Vai, apriamo. Si tratta di un ferro vecchio. Possiamo sistemarla, vero? Qui siamo circondati da pezzi di ricambio. Ce la posso fare. Certo, ce la puoi fa. Ce la devi fa. Sì, certo. La metteremo a posto. Allora, noi intanto andiamo avanti mentre questi faranno qualcosa. Cioè, non è possibile, fa tutto Isaac. Qua non ci sta niente. Distruggi. Da, butta. Voglio quello scatolone. Ma che cazzo. Fatto che era sotto. Ma ti puoi comportare così? Ti puoi comportare così? Vabbè, non sprechiamo munizioni, non sa mai. Io voglio quella volo di cassa. Che non la riuscirò mai a prendere. Scendiamo giù. Allora. Apriamo. E ci troviamo un bel kit medico. Oh, io devo ricaricare la vita. Vai. Apriti. Sinistra a destra. Oddio, che era? Oh my. Dove sono? Eccolo là. Crepa, 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 crepa. Ma è possibile che ogni volta che mi invitiate sulla vostra nave vi dovete accogliere così? Brutti pezzenti, crepate, crepate, crepate. Ma quanti siete? Che fatto da fa vostra madre, stronzi. Dai, libero. Ok. No, ho sbagliato adesso. Oddio, oddio, oddio. Sentivo. Boom. Boom. Fucile a pompa. Crepa. E levatevi dal ca. Chi è ancora vivo? Ma chi cazzo? E levate. Ma te levi? Oh, morta. Oh, ancora non ci va. E vaffanculo, va. Mo te l'ho detto. Scusate per il linguaggio un po' scurrile. Però quando ci va, ci va. Da. Secondo me doveva lavorare in macelleria. Io sono convinto. Allora. Voglio saltare. Ah, è vero. Ti voglio scatola. Adesso il dilemma. Quale direzione prendere? Beh, dove dice la freccia ovviamente. Allora, noi scendiamo. Ma che è? RCXD? No. Vecchio robot cercatore. Ci tornerà utile. Tornerà utile. Ciao cercatore. Cerchi pure dell'oro, perché a me ne servirebbe un po' di oro, eh. Premi 3 per equipaggiare il robot. Fighissimo, invia, invia. Il bot troverà delle risorse e le porterà a terminale. Buono. Allora, noi intanto andiamo avanti mentre il cercatore cerca. Oh my god. Oh mio dio, no. Che sono queste urla? Oh cazzo. Crepa, crepa. Mamma mia. Salito un brivido sulla schiena appena uscito. Ci sono altri insettini. Dove sono? Eccoli. Io scappo e poi t'ammazzo. Chiama gli insettini. Se mia madre vede questo,
Vedi come scappa. Ma scappa proprio di casa, eh. Si trasferisce. Da Roma passa a Milano. Se gli entrasse in cosa del genere dentro casa, chi non lo farebbe? Andiamo, eh. Continuiamo sempre. Todo recto. Oh mio Dio, che cazzo. Un kamikaze, pure i necromorfi adesso fanno i kamikaze. Corso per kamikaze, solo una spiegazione. Bam, due con un colpo. Bam. Ancora che volete venire. E che cavolo. Andiamo nel kit medico. Allora noi apriamo sta porta. Vai. E cerchiamo di andare avanti. Oh cazzo. Che è mossa roba. Oddio. Che roba è. Oh mio Dio. Preva. Dove sta? Eci. Questi stavano pure al prologo. E levatevi d'archia. Levati. Levati d'archia. Crepa, crepa, crepa. Boom. Boom. Oh, ma non crepi. No. Ah, ma perché questi si trasformano dopo. E levate d'archia. Avete fatto sprecare 800 munizioni. Che... chi è che sta mangiando? Chiudi la bocca. Ecco te là. Così. Tempari. Vai, metti l'arma. E vediamo che si può fare. Crearmi utilizzando i progetti. No, no, io non voglio creare armi, voglio migliorare. Miglioriamo. No, miglioriamo. Quella sotto adesso. Ma è con la cadenza di fuoco. Ok, perfettissimo. Perfettissimo. Allora. Un text log. Abbiamo il text log. Aspetta, non c'è niente. Vai. Aspetta. Allora, vediamo. Database. Allora. Vediamo, hanno fatto scaff. Trasferimento esemplare. Ok. La missione. Ok. Allora. Oh mio Dio, adesso è stato. Io direi, ragazzi, di andare un pochino avanti e tra poco di chiudere il video. Oh, oh, levati. Dove stai? Levati, cazzo. T'accogli. Dove stanno? Troppo piccoli quei cosi. Con la mia mira al Q. Non lo riesco a prendere poi. Vai, apriti. Oh mer. Che cazzo. E levate un attimo. Oh, mi sono incastrato. Ma che è incinta? Boom. Crepa, crepa. Oh mio Dio. Pancione c'aveva. Oh mio Dio. Perché tutti mossi. Oh merda, dove stai? Eccoti qua. Si note. Ecco, vedi, partorisce questo. Partorisce quelle cagate che poi fanno rianima a tutti. Eccoli qua. Questi qua partorisce. Oh merda. Levamo se sti insettini del... perché...
pronto, avete fatto cura. Allora, ricarichiamo la vita. Allora, vediamo qua che c'è sta. Ricarica stati, perfetto. Vediamo il trasduttore. Ok, tutto prendiamo. Se non mai. Ok, svuotiamo tutto. Allora, siamo arrivati qui, che diciamo un punto morto. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se volete iscrivetevi, mi abbandono così. Ok, e ci vediamo al prossimo walkthrough di Dead Space 3. Ciao!